dicembre 2021 c'è stato uno dei lampi gamma più straordinari mai osservati nella storia dell'uomo. Questo lampo gamma è stato prodotto dalla fusione di due stelle di neutroni e noi lo sappiamo perché in concomitanza con il lampo abbiamo osservato una chilonova, che è la luce che viene emessa dai detriti prodotti a seguito della fusione di due stelle di neutroni, detriti che poi vengono espulsi a grandissima velocità. Sin da poco dopo l'esplosione di questo lampo gamma ci siamo accorti che stavamo parlando di una sorgente straordinaria. Ad esempio, la durata di questa emissione era molto più grande di quella che ci aspettiamo da sorgenti prodotte dalla fusione di due stelle di neutroni. Per questa ragione il team del Gran Sasso Science Institute ha iniziato ad osservare questa sorgente con diversi telescopi anche in diverse bande, passando dal radio fino ai raggi X, ma soprattutto osservando i raggi gamma prodotti da questa sorgente attraverso il satellite Fermi prodotto dalla NASA in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Questo tipo di eccesso può essere interpretato attraverso l'interazione della luce prodotta dalla chilonova ed il jet di materiale relativistico che solitamente produce la luce del lampo gamma. I fotoni prodotti dalla chilonova ricevono energia da questo jet e pertanto siamo in grado di osservare la chilonova, solitamente nella banda del visibile, ad energie molto più grandi nei raggi gamma. This type of emission has been also searched for other GRBs, but has not been found so far. We studied and showed in our paper for 5 such GRBs, which are also close by, but we have not seen such counterparts or such emission component, which is a very new emission component. However, in future, where Cherenkov telescope array will be operational, from our studies we can say that the high sensitivity of the Cherenkov telescope array can detect this kind of extended emission. Questa scoperta apre nuove frontiere nell'astronomia multimessaggera. Da qualche anno siamo in grado di osservare le onde gravitazionali attraverso una nuova astronomia, che è l'astronomia delle onde gravitazionali. Riusciamo a vedere queste fusioni nella fase finale di spiraleggiamento di una stella di neutroni attorno all'altra, vediamo la fusione e la parte di luce poi ci spiega tutta la parte successiva in cui abbiamo questo materiale e tantissima energia, abbiamo la formazione di un getto ed una controparte legata dei detriti che si espandono. Questa nuova luce che abbiamo osservato in questo evento ci permette proprio di capire la fisica del getto che interagisce con questa luce emessa da questo materiale un po' più lento di detriti che provengono proprio dalla distruzione di queste stelle di neutroni. A marzo 2023 i rivelatori di onde gravitazionali Virgo e LIGO ricominceranno ad osservare il cielo. Osserveranno un volume più grande e ci aspettiamo di osservare eventi di fusione di stelle di neutroni. Osservando insieme a strumenti come Fermilat, ci aspettiamo di osservare eventi come quello di questa grande scoperta e sappiamo quindi di avere uno strumento in più oggi, ovvero l'emissione ad alta energia, che ci permetterà di comprendere l'interazione tra getto e materiale detriti più lenti. Abbiamo quindi un nuovo modo per comprendere questi eventi catastrofici estremamente energetici. Sono gli eventi quasi più energetici nell'universo e questo è proprio un nuovo modo di comprendere la fisica durante questi eventi.